L'imperatore si alza i suoi vesti e se presto al mattino fa una breve passeggiata, la colazione verso le 10, poi esce di nuovo e infine ci mettiamo al lavoro. Gli leggo ciò che mi ha dettato il giorno prima e che mio figlio ha trascritto in bella copia la mattina. Lo corregge e torna a dettarmi per i giorni dopo. Usciamo nuovamente verso le 5 e ritorniamo alle 6 per il pranzo, se nel frattempo il pranzo è stato portato dalla città. Le giornate sono lunghe, ma le serate sono più lunghe ancora. Disgraziatamente non so giocare a scacchi. Mi è venuto in mente di impararlo durante la notte, ma come e da chi? Ho dato a intendere che sapevo un po' il peccetto, ma l'imperatore si è accorto subito della mia ignoranza, ha tenuto conto della mia buona intenzione e non se ne è fatto nulla. Qualche volta in attività lo spingi alla casa vicina dove le due giovani lo fanno giocare al whist. Più spesso però rimani a tavola dopo pranzo, conversa stando seduto perché la camera è troppo stretta per poter fare qualche passo. Una di queste sere si è fatto portare una valigetta da campagna. L'ha esaminata attentamente e poi me l'ha dato dicendo: è tanto tempo che la posseggio. Me ne sono servito le mattine della battaglia d'Austerlitz e se passerà il vostro piccolo Manuel. Continuo guardando mio figlio. Quando avrà 30 o 40 anni, noi non ci saremo più, mio caro. E questo oggetto gli diverrà sempre più prezioso. E glielo farà vedere e dirà: l'imperatore Napoleone lo ha donato a mio padre a Santa Elena. Presi quel dono inestimabile, per il quale ho una specie di culto. Lo venero come una reliquia. Aprì poi un cassetto da viaggio e i suoi occhi caddero sopra i ritratti di famiglia e doni vari che aveva ricevuto. Vi erano i ritratti di sua madre, Madame Letizia, della sorella Carolina, regina di Napoli, di Giuseppe e degli altri suoi fratelli, del re di Roma. Le feci di Augusto è uno dei libri particolarmente rari, quelli dei due Scipioni, un altro oggetto antico di gran valore da togli dal Pontefice, un ritratto di Pietro il Grande sopra una scatola, un'altra scatola con quella di Carlo V, un terzo con maresciallo di Turenne e altri che Napoleone usa giornalmente con i medaglioni di Alessandro, di Cesare, di Sile, di Mitradate, poi tabaccieri con il suo ritratto circondato da un cornice da diamanti. Ne cercò uno senza diamanti, ma non trovando il cavo o domestico per farsi aiutare. Purtroppo il ritratto era ancora nel grosso dei bagagli lasciati in città, ne fu seccato. Perché potevo immaginare che stavo perdendo qualcosa. L'imperatore allora passò in rivista parecchi tappacieri di Luigi XVIII che erano stati lasciati sulla tavola alla Tuileries al momento della sua precipitosa partenza. Uno presentava sopra un suono nero in un impasto che imitava l'avorio. È una bizzarra incorniciatura, i ritratti di Luigi XVI, della regina Antonietta, di Madame Elisabetta, formavano tre semicerchi in forma di triangolo equilatero, un gran numero di cherubini, l'uno accanto all'altro formavano la cornice esterna un'altra tavacchiera. Le
ritraeva ogni caccia e pinta all'acquarello, il cui valore dipendeva tutto dalla mano che aveva eseguito il lavoro, perché era attribuito alla duchessa di Angoulême. Una terza finalmente portava un ritratto che doveva probabilmente essere quello della contessa di Provenza. Questi tre oggetti erano semplici, forse anche banali, ma avevano un pregio storico. Giungendo a Parigi la sera del 20 marzo 1815, l'imperatore trovò il gabinetto del re nella stessa condizione in cui Luigi XVIII l'aveva lasciato. Tutte le carte erano ancora sui tavoli. L'imperatore fece spostare quei tavoli agli angoli del salone e ne fece portare altri voli che non si toccasse nulla, perché si riservava di esaminare personalmente quelle carte nei momenti di calma. E poiché anche l'imperatore ha lasciato la Francia senza rientrare alle Tuileries, il re avrà trovato il suo appartamento e i suoi documenti pressappoco come li aveva lasciati.